Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Noi siamo i primi a darvi il buongiorno. Speriamo che sia un buongiorno dopo il temporale di ieri che ci ha un po' rinfrescato tutto l'ambiente e vediamo un po' di respirare meglio oggi. Comunque passiamo come sempre all'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia. Santa Maria della Neve, una intitolazione particolare della Madonna, perché oggi si festeggia anche la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. È accaduto nel IV secolo. A Papa Liberio apparve in sogno la Madonna che gli disse di costruire una basilica nel luogo dove sarebbe caduta la neve nel mese di agosto. Era un fatto straordinario, ovviamente, e la cosa accadde sull'Esquilino. Papa Liberio costruì una basilica, divenne una grande basilica, una delle quattro basiliche maggiori di Roma, insieme ovviamente a San Pietro, al Vaticano, insieme al Laterano e insieme a San Paolo fuori le mura, una delle quattro basiliche più importanti. Pensate che è un tempio splendido, il soffitto fu decorato con il primo oro che giunse dall'America dopo la scoperta di Colombo. Allora è un fatto miracoloso quello che si festeggia oggi. E la Madonna delle Nevi non solo si festeggia a Santa Maria Maggiore a Roma, ma poi è un culto che si è replicato in tante altre parti del mondo. Tante altre chiese sono state intitolate alla Madonna con questo appellativo. E ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, perché il tempo è cambiato sensibilmente rispetto ai giorni scorsi. Vediamo che c'è ovviamente più fresco. Nubi in progressivo aumento nella giornata di oggi, dopo il sereno di questa mattina, con deboli piogge nel pomeriggio, in intensificazione in serata, con rovesci anche carattere temporalesco. Sono previsti 13 mm di pioggia. In realtà la grafica dimostra un'altra situazione. Vediamo che c'è il sole con qualche comparsa di nubi, ma il tempo dovrebbe migliorare sensibilmente poi domani, ma anche nella giornata di oggi dopo il temporale di questa notte. E che diamo conferma di questo a Giovanni dal lago della spiaggia Animalido. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti. Ah, ma il cielo è sereno oggi, non c'è il temporale che tutti noi temevamo, insomma. No, sembra il cielo sereno, una giornata bella fresca da passare in spiaggia. Ah. E vediamo però sull'orizzonte delle nubi, si stanno allontanando o si stanno avvicinando? Ah, per il momento sembra che si stiano allontanando. Non so se dopo pranzo diceva che forse si riannuvolava, però a questo punto, dopo quello che è successo ieri, grande allerta, poi invece una normale acquazzone estivo, pensiamo che anche oggi possa solo portare al meglio il tempo. Sì, per fortuna non siamo in Lombardia, dove i disastri sono stati più gravosi, più dannosi. Da noi per fortuna il tempo è stato più clemente e un po' di acqua ci voleva e un po' di fresco ci voleva. Senti, ma tu che ami i cani, tanto che hai realizzato una spiaggia per cani, il cane con il suo pelo folto a 40 gradi di temperatura soffre oppure resiste e riesce a superare agevolmente questo clima così feroce quest'anno? Allora, diciamo che in realtà anche lì dipende molto dalla razza, dalla tipologia di cane, però a molti gli aiuta proprio a fare un cuscinetto che evita il sovrariscaldamento. Quindi ritiene sia il caldo che il freddo. Quindi è una specie di filtro, insomma, impedisce la temperatura di entrare sotto la pelle e quindi resiste meglio. Quindi il pelo è un po' un termostato che funziona sia d'inverno che d'estate. D'inverno contro il freddo, sì. D'estate contro il caldo. Ho capito. Dipende sempre dalla tipologia di cani. Diciamo di pelo e di cane, però
e soprattutto l'importante è quando ci sono cani magari di colore molto scuro, che quelli invece sotto il sole possono scottare di più, che vanno spesso bagnati, oppure cani che comunque hanno meno pelo e quindi si vede la pelle rosa sotto, e lì bisogna mettergli la crema proprio come noi. Ah, bellissimo. E ovviamente nella tua spiaggia c'è una varia tipologia di cani, di varie razze, immagino, di varie taglie. Sì, assolutamente. È bellissimo vedere dai cuccioli ai cani anziani con le loro necessità. Quindi capire le esigenze di ogni nostro cliente a quattro zampe è importantissimo. E vanno d'accordo tra di loro? Fanno mai a baruffa, a lite? Allora, diciamo che bisogna avere delle regole abbastanza ferree. Noi, per esempio, abbiamo quella che vanno tenuti in ogni caso al guinzaglio nelle aree comuni, quindi ognuno è, diciamo, responsabile del proprio pet. Ho capito, quindi veramente è un'oasi di pace sia per i padroni che per gli animali, che poi magari quando sentono caldo possono fare anche un tuffo in mare e quindi godere un po' della frescura. Giovanni, abbiamo passato una settimana insieme, te ne siamo grati. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Animal Lido è una delle poche spiagge che esistono, delle Marche, ce ne sono ovviamente delle altre, in cui è ammessa anche la presenza di cani, quindi non li abbandonate, portateli con voi in vacanza. Animal Lido è una spiaggia dove ci sono tutti i comfort, sia per le persone che per gli animali. È così, vero Giovanni? Assolutamente, bisogna pensare in un nuovo modo, il cane deve poter viaggiare insieme a noi, la nostra città è molto pet friendly e anche se magari noi non lo vediamo, ma chi viene da fuori lo apprezza molto. Benissimo, questi sono buoni consigli, ti ringraziamo e allora buon proseguimento e buona estate. Grazie Giovanni. Grazie, buona giornata a tutti. E con questo noi riprendiamo la nostra rassegna stampa. Apriamo il giornale oggi sulla pagina del Resto del Carlino e vediamo ancora quell'episodio che è avvenuto, quell'episodio brutto, devo dire, che è avvenuto nei giorni scorsi nel sottopasso di Viale Cairoli, dove un giovane ha preso a calci e pugni uno dei pannelli decorativi del sottopasso, uno dei pannelli che era stato dipinto dagli studenti del liceo artistico Apolloni. Viale Cairoli, vandalo denunciato, e qua vediamo la foto incriminata, ovvero la foto del ragazzo incriminato. È una foto a cui è stata così cancellata l'identità del ragazzo per ovvie questioni di privacy, ma la procura ha dato l'autorizzazione a rilasciarla e lo vediamo qui mentre è intento a sferrare un grande calcio al pannello che decora appunto le pareti laterali del sottopasso. Si tratta di un fanese a 20 anni, quindi è maggiorenne. Ha la pelle scura ma non è di colore e ancora ovviamente tutto il resto poi viene così tenuto segreto, ma ovviamente ci saranno poi gli sviluppi di carattere giudiziario perché il ragazzo è stato denunciato per danneggiamenti gravi, per danneggiamento aggravato e quindi dovrà risponderne sia in senso amministrativo che in senso penale. Abbiamo trasmesso tutti gli atti alla Procura, ha detto ieri il sindaco Massimo Seri, che sulla questione ha convocato una conferenza stampa insieme all'assessora alla Polizia Locale, Sara Cucchiarini, a termine delle indagini condotte dagli agenti per il danneggiamento di 5 pannelli del sottopasso del Lido nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorso. Ebbene, questo ha dato anche l'opportunità al sindaco di svolgere una panoramica di tutto l'impegno che la Polizia Locale promuove per tenere sotto controllo l'ordine pubblico. E sono stati veramente molti i dati significativi che sono stati espressi. Per esempio, 181 pattugliamenti sono stati condotti al Pincio, 134 in via Nolfi Sud,
128 in Sassonia, 102 al Lido, 188 a Baia Metauro, 34 al Poderino, di cui 9 solo negli ultimi giorni, dopo gli ultimi fatti che sono saliti alla ribalta. 2.778 sono le persone identificate. Questo significa conoscenza del territorio e dei fenomeni. Poi il sindaco ha enumerato anche altri dati per quanto riguarda i controlli che vengono fatti sulla viabilità. Sono moltissime le auto che sono state così controllate dalla polizia locale e oltre 100 sono state quelle sequestrate per problemi di assicurazione, di revisione e via dicendo. Quindi un impegno importante da parte della polizia locale, ma soprattutto occorre un impegno da parte di tutta la società per fermare questi atti, che sono atti, come li ha definiti il sindaco, idioti, perché non tengono conto appunto dell'interesse generale. E per quanto riguarda l'ordine pubblico, non c'è pace. Un fornaio ieri è stato rapinato in negozio. Due rapine a distanza di poche ore l'una dall'altra, ma senza alcun legame, sono state messe a segno da malviventi in diversi punti della città. Ebbene, dopo il colpo nella villetta di Sant'Orso, dove è stata malmenata una coppia di anziani, ebbene, c'è stato un furto nel forno di Marco Ambrosini. Marco Ambrosini ha 60 anni ed è un fanese. Per una manciata di minuti, pochi ma interminabili, è rimasto nelle mani dei malintenzionati. E addirittura uno lo ha preso di petto, lo ha sbattuto con le spalle contro il frigo, pretendendo che gli consegnasse 1.500 euro. Poi gli ha messo le mani in tasca e gli ha prelevato 500 euro che l'uomo aveva con sé. Lui era da solo, stava lavorando e ovviamente tiene aperto anche la notte, perché fa il fornaio, deve preparare il pane per il giorno, e i malviventi appunto si sono approfittati della sua solitudine per rapinarlo. Intanto gli agenti della polizia stanno dando la caccia ai malviventi che hanno rapinato la coppia a Sant'Orso. Lo vediamo qui in quest'altro articolo. Telecamere a Targa System in azione per incastrare i tre malviventi che hanno malmenato appunto gli anziani in questo quartiere. Erano in una villetta in via Fossa Sant'Orso 67 e rinchiuso nella camera da letto i due proprietari. Si tratta di Rosanna Berluti e Brunello Bettini, dopo averli malmenati e minacciati con un coltello. Quindi sono anche dei malviventi violenti, quindi attenzione, cerchiamo di usare tutte le precauzioni possibili per preservare la nostra sicurezza. Un altro titolo che riguarda il Paese dei Balocchi. Il Paese dei Balocchi, la nuova edizione, è stata presentata nei giorni scorsi dal presidente dell'associazione che la organizza, ovvero Michele Brocchini. Michele Brocchini ha dichiarato, ha reso noto il tema di quest'anno, che è il talento, ha reso noto il sindaco di quest'anno, che è Pino Insegno, tutto il programma, un programma molto ricco di iniziative, di intenti didattici, di divertimenti, di spettacoli che si terranno dal 17 al 20 agosto prossimo nella piazza Bambini del Mondo a Bellocchi, ma ha fatto anche una puntualizzazione che oggi viene ripresa in modo molto evidente dal Resto del Carlino. Il sindaco dei Balocchi diventa un caso politico. Il presidente Brocchini dice: e mi è stata criticata la scelta di Pino Insegno perché considerato troppo vicino a Fratelli d'Italia e alla Premier Meloni. Chi può aver fatto una simile osservazione? Ovviamente un esponente del centro-sinistra, ma Michele Brocchini ha dato subito la sua versione, la ragione della sua scelta. Dice: ho tenuto subito a precisare che
che la scelta che viene fatta dal paese dei Balocchi non tiene in considerazione per nulla l'appartenenza politica delle persone a cui viene delegato il compito di fare il sindaco del paese dei Balocchi. Lo si fa per il suo trascorso artistico, lo si fa per la sua propensione ad atti di solidarietà. E Pino Insegno, al di là di quello che lui esprime a livello personale, è apparso idoneo in tutte e due le finalità. Ci tengo a sottolineare che abbiamo scelto l'artista al di là delle sue convinzioni e degli endorsement. D'altronde abbiamo avuto altri 18 sindaci e a nessuno abbiamo chiesto quali fossero le sue idee. Di certo Insegno è un uomo di molti talenti, un grande dello spettacolo italiano, bravissimo in scena, superlativo in sala doppiaggio e un vulcanico dispensatore di buon umore e allegria. È certo che chi ha fatto questa osservazione, insomma, non è che ha così ha detto delle cose molto molto condivisibili. Quindi è bene che la politica rimanga fuori almeno dalle manifestazioni dedicate ai bambini. Servizi sociali, un nuovo incontro tra l'assessore e le associazioni per quanto riguarda la riforma dell'ambito e soprattutto per parlare di questa nuova azienda pubblica dei servizi alla persona che dovrebbe essere gestita da una persona sola, e questo ha lasciato la bocca amara soprattutto alle associazioni del terzo settore che vorrebbero insomma una gestione più collegiale, più, diciamo così, più popolare, più democratica. Ed ora parliamo invece della Festa del Mare. Parliamo della Festa del Mare grazie ad una manifestazione che è stata presentata ieri mattina in un contesto ambientale molto bello e molto appropriato, ovvero quello della Darsena Borghese. Perché la Darsena Borghese? Perché è stata presentata una riduzione teatrale della Maria Risolta, il romanzo celebre di Giulio Grimaldi. Lo ha fatto la Tonelli, una regista, insieme ai ragazzi del liceo Torelli e del liceo Apolloni, Nolfi Apolloni. Una versione teatrale che evidenzia un po' il ruolo delle donne nel contesto della marineria fanese, sia per quanto riguarda il passato che riguarda l'attualità di oggi. Si parlerà anche dell'ex Manfrini, storico asilo cittadino, che permise alle donne del porto di poter lavorare, tenere i bambini mentre gli uomini erano in mare e loro andavano a lavorare alla filanda per così rimpinguare quel magro guadagno che i pescatori portavano dopo tante tante fatiche dal lavoro in mare. La rappresentazione sarà alle ore 19 di domani proprio davanti alla Darsena Borghese, quindi un bel appuntamento da segnare nelle vostre agende. E dobbiamo ricordare che questo appuntamento teatrale si associa a quello corale invece musicale che si è svolto nella zona del porto a cura del coro polifonico malatestiano, che ha proprio svolto uno spettacolo, organizzato uno spettacolo con ispirazione alla Maria Risorta. Ed ora passiamo ad una notizia del Resto del Carlino che riguarda una campionessa donna che gioca alle bocce. Amelia ha 15 anni ed è sul tetto d'Europa, così sboccia una campionessa. Si tratta di una studentessa di Calcinelli che infozza la società metaurense, che ha vinto il titolo continentale agli juniores di bocce. Il titolo e le gare si sono svolte a Roma, non chiamato lo sport dei pensionati, perché anche i giovani sono veramente interessati a giocare con questa attività. Ancora ci si lecca le ferite per quanto riguarda i danni dell'alluvione. In questo caso emerge dal fango il problema del museo della stampa che è stato realizzato in località miniera, dove anticamente era una miniera di zolfo nei pressi di Urbino.
a raccontare questa vicenda, tutti i macchinari sotto il fango, è Michele Piersantini. Siamo col morale a terra, la pratica di richiesta fondi non si può avviare. Non si può avviare perché la Regione ancora non ha predisposto tutte le pratiche per le richieste fondi e quindi mentre questi attrezzi si macerano sotto il fango, qui si tarda per riuscire a ripulire il tutto e riportarli in superficie. Travolge un centauro, ora è a caccia al pirata. Si tratta di un incidente che si è verificato mentre l'autore di questo incidente è fuggito, non ha prestato soccorso alla persona investita. L'auto ha centrato un uomo e correva addirittura contromano. La vittima per fortuna non è grave, ma la moto su cui viaggiava è ormai distrutta in quanto ha capottato più volte dopo l'urto. Fontana color verdino, scattano le indagini e questo è un mistero da risolvere perché a Fossombrone la fontana di Piazza Mazzini, dopo che è stata restaurata, ha assunto un color verdino, lo vediamo qui in questa foto dove questa parte assume questo colore verdino, non dico smeraldo ma poco ci manca e non si sa qual è l'origine di questo colore, come è apparso e che cosa lo ha scaturito. Ecco perché ora ci sono delle indagini, ovviamente di carattere fisico-chimico, per cercare di appurare il fenomeno. Carpegna si illumina con l'arte, espone il meglio del Montefeltro, un concerto in giardino con Brindisi e soprattutto il prosciutto di Carpegna, un altro evento ai piedi del massiccio più affascinante. Anche questa è una bella iniziativa che si svolge nel nostro entroterra. Vediamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico dove si parla dell'episodio di vandalismo del sottopasso di Viale Cairoli, denunciato il vandalo ventenne, il sindaco, il suo un atto idiota, mentre i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti ieri nel tardo pomeriggio in via Mura a San Gallo, dove purtroppo una anziana signora, anziana non tanto, 68 anni, non rispondeva più alle visite dei suoi vicini. Purtroppo è stata ritrovata deceduta per cause naturali all'interno della sua abitazione. Le brecce, addio al comitato, in pensione dopo 40 anni, Mauro Ginesi, portavoce del comitato Le Brecce, si congeda dalle battaglie civiche, il testimone passa al comitato Nuova Sassonia Sud. Mentre a Fossombrone manca il decreto regionale, penalizzati i ragazzi disabili, la cooperativa La Sorgente, che ha dovuto interrompere il servizio dopo di noi, vi ricordate, lo abbiamo recensito come articolo ieri nella pagina del Corriere Adriatico, ora dice che ovviamente il problema non è nostro, ma è stata una decisione dell'ambito, dopo che la Regione non ha ancora emesso il decreto regionale. Arte e inclusione, al via l'evento nel verde ad Acqualagna, una quarta edizione nell'azienda agricola biologica di Acqualagna. E vediamo anche la pagina di Senigallia, siamo ormai in conclusione, il maltempo frena il Jamboree, ma da oggi ripartono i concerti. Abbiamo visto come oggi le condizioni del tempo sono incerte, ma sia a Fano che un po' nel resto della riviera, anche a Senigallia, le iniziative in programma sono state tutte confermate, mentre quelle di ieri ovviamente sono state sospese. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa. Io vi auguro un buon weekend e poi noi ci rivedremo non la settimana entrante, ma la settimana successiva quando passeremo insieme quella del Ferragosto. Grazie per l'ascolto, a risentirci.